La bacheca, musica. La strada è un balletto in un unico atto tratto dall'omonimo film del 1954 di Federico Fellini. Le coreografie sono di Mario Pistoni, con musiche di Nino Rota. Fu rappresentato per la prima volta il 10 marzo 1967 al Teatro alla Scala di Milano ed i primi interpreti furono Carla Fracci, Gelsomina, Aldo Sant'Ambrogio, Zampanò, e lo stesso Pistoni, il Matto. Il balletto racconta le vicende della giovane Gelsomina, una ragazza venduta dalla madre ad un artista di strada di nome Zampanò. Per guadagnarsi da vivere, la ragazza deve imparare a suonare la tromba durante le prove di forza che il suo padrone mette in scena nelle piazze italiane durante le feste popolari. Quella dei saltimbanchi è una vita durissima a cui Gelsomina non riesce ad adattarsi. Inoltre è costretta a subire continuamente le brutali attenzioni di Zampanò, invaghito di lei. Una sera Gelsomina conosce tre suonatori ambulanti e decide di scappare con loro. Insieme giungono in un paese in festa, dove la giovane viene avvicinata da un equilibrista, poeta e suonatore, chiamato il Matto, che con i suoi modi gentili riesce a conquistare la fiducia della ragazza. Tuttavia, durante la festa, Gelsomina viene accerchiata da quattro militari che la insidiano e riesce a salvarsi solo grazie all'intervento di Zampanò, che decide però di portarla nuovamente via con sé. Nel quadro successivo si scopre che Zampanò ed il Matto sono stati assunti nello stesso circo. L'uno si esibisce rompendo catene col petto, l'altro incantando il pubblico col suono triste del suo violino. L'attrazione di Gelsomina nei confronti del Matto è palese e tra i due uomini nasce un'accesa rivalità. In poco tempo scoppia una rissa e il Matto, ferito gravemente, viene salvato dalle guardie che arrestano Zampanò e lo conducono in prigione.
Adesso, libera dal suo padrone, Gelsomina può passare del tempo insieme all'artista. L'idillio dura finché Zampano non esce di prigione e reclama per sé la ragazza. Nei primi anni 60, creare coreografie basate su una pellicola cinematografica era un esperimento ancora intentato, se si escludono i tentativi più teatrali del musical americano. Per comporre il balletto fu chiamato Nino Rota, che già era stato l'autore delle musiche per molti film di Fellini. Lo spettacolo ebbe un notevole successo fin dall'inizio e fu molto apprezzato anche dallo stesso Fellini. Replicato in tutto il mondo, è considerato uno degli esempi migliori di coreografia neorealista in Italia. Nino Rota, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti. La strada, Ballet Suite, Concerto for Strings, Dances from il Gattopardo. Thank you.